fosse ancora un solo tabù, ancora un piccolo perché, l'ombra lunga di un totem, la Vergine fanciulla, il mio fucile ad aria compressa, un sogno, un velo, una speranza, una visione, un rischio, un inganno, un volo, un soffio, un urlo, il tuo rifiuto inutile. Saluto a tutti. Vorremmo cominciare ringraziando da Ischia l'Arte e Omaggio di Libri per l'ospitalità che ci danno e per l'opportunità davvero provvidenziale di partecipare a questo format che parla di libri e che è comunque un privilegio avere la possibilità di parlare della bellezza e di parlare dell'umano. Abbiamo detto che consideriamo provvidenziale questa occasione perché abbiamo sempre avuto l'idea di fare qualcosa in questo senso. Dopo aver passato 25 anni della nostra vita a intervistare persone, dopo aver cominciato una sezione del nostro canale di YouTube dedicata ai video, magari più monotematici rispetto a questo, e avere anche organizzato una sezione di letture nello stesso canale di incipit di libri e di articoli, beh, siamo arrivati al punto di fare questo format. E lo vogliamo fare in una maniera un po' diversa, mettendo a frutto tutto quello che abbiamo sperimentato, l'abbiamo trovato negli ultimi 10 anni in cui abbiamo riflettuto sulla narrazione, sulla letteratura e non solo, per vedere se è possibile affrontare il problema dei libri, il problema, la questione dei libri, in una maniera nuova. Normalmente nelle trasmissioni, anche ben fatte, molte veramente interessantissime, si affronta sempre il problema dell'autore, si affronta il problema del singolo libro o di più libri e li si racconta come sono nati, nel loro ambiente storico, con la figura del protagonista. Ma se noi volessimo provare per una volta a leggerli tutti quanti insieme, che cosa succederebbe? Ci riusciremmo a trovare un filo conduttore di tutti quanti i libri? E poi, in una trasmissione come questa, da dove cominciare? Il mondo dei libri è sterminato, noi abbiamo qui pochissimi libri e già sembrano tantissimi, ma pensate a quanti ne escono, a quanti ne sono usciti, a quante sono piene le biblioteche, le librerie. E quindi c'è un problema di fondo, se il singolo libro può aggiungere qualche cosa a quello che è stato già detto nei libri precedenti, se è già stato detto tutto. È un problema che si pone anche Nadia Terranova, in questo articolo sul Foglio degli ultimi tempi, proprio durante l'epidemia di Covid-19, di coronavirus, e ponendosi la domanda, ma come lo racconteremo? E che cosa racconta la letteratura? Ascoltiamola. Descrivere la crocifissione come un pittore cui viene detto su dai, disegna un vaso di fiori. Come si fa? Tutti i più grandi pittori hanno già disegnato un vaso di fiori o un tramonto. Nell'arte ci sono innumerevoli crocifissioni, migliaia di quadri della crocifissione e ci sono racconti, romanzi, un sacco di film e ovviamente prima di tutto ci sono le vivide descrizioni del Nuovo Testamento. Dice Amos Oz a Shir Haddad in un libro intervista tradotto da Elena Lowenthal e pubblicato da Feltrinelli, sulla scrittura, sull'amore, sulla colpa e altri piaceri. È così che ogni crocifissione per ogni vaso di fiori. In fondo, le tre parole a cui si può ridurre la storia della letteratura e quella dell'arte e la nostra esistenza per intero sono vita, morte, amore. Nulla accade che non vi sia ricompreso,
mille declinazioni di fondamentali e di sottigliezze sono state già dette prima, già dette meglio. Tutto va come nelle ultime righe di Fiaba del materialismo di Alfred Döblin, una storia sull'improvviso capovolgimento delle leggi umane, una rivolta della fisica, una rivoluzione per uomini, animali, vegetali, minerali, un mondo al contrario. Così viviamo, così viviamo, così tutti i giorni viviamo. Cos'altro si può scrivere di più universale e preciso di queste righe? Ogni volta che uno scrittore guarda la sua biblioteca, ogni volta che pensa ai capolavori scritti prima di lui, prima della sua nascita, sa che farebbe meglio ad andare a fare una passeggiata, soprattutto in questi giorni, dato che a quel pensiero si può pure abbinare un discreto, disperato senso di trasgressione. Ed è un pensiero sano, onesto. Sentirsi indecentemente inutili è sempre un bene. Poi, dopo aver fatto la sua passeggiata, dopo essersi versato molto vino, dopo aver abbandonato almeno un poco di razionalità, lo scrittore si siede, respira, si dimentica di tutto e si mette a fare il suo dovere, fregandosene di essere un nano accovacciato sulle spalle di un bonario gigante o sotto la sua ascella avvinto in un paternalistico e minaccioso abbraccio. Perché tante cose può essere la scrittura, meno che due verbi, superare e dimostrare. Non è mica una gara. La storia della letteratura è storia della misurazione di una profondità e tentativo imperfetto di ripetere uno slancio, raggiungere la prima e conservare il secondo. È una storia di occhi che indicano profondità sempre più irraggiungibili e gambe che tentano salti sempre più complicati. È una storia di fallimenti, ovvero del campo in cui gli esseri umani primeggiano. Quindi avete sentito Amos Oz prima e poi Nadia Terranova. La letteratura parla essenzialmente di nascita, morte e amore. Un inizio, una fine e un contenuto. È veramente così? Beh, un bel tema, un bel quesito da porsi e sicuramente avremo il tempo per ritornarci sopra. Intanto poniamoci anche un altro problema. La letteratura. La letteratura non è soltanto prosa, la letteratura è anche poesia. Ma che cosa le distingue? Sicuramente un uso della parola diverso. La parola nel romanzo, anche se ci sono frasi chiave, frasi bellissime, comunque si perde all'interno del racconto. Il racconto è più importante della singola parola. Nella poesia la parola è fondamentale, perché la poesia descrive sostanzialmente, misurandosi col tempo in maniera diversa, perché mentre il romanzo si misura col tempo in estensione, il personaggio attraversa varie vicissitudini o interiori o esteriori o entrambe e comunque va verso un'evoluzione, quindi nel tempo, come è realmente la nostra esistenza. Nella poesia il misurarsi col tempo è un livello diverso, è la misurazione dell'esistenza attraverso la sensazione dell'istante in cui passa tanto, in cui passa tutto. E poi all'interno della poesia c'è questo grande separazione fra la rima e la non rima, quindi fra la musicalità scelta come via principale per l'espressione, quindi una musicalità che sta dentro uno spartito, come il grande compositore musicale se compone una sinfonia, se compone un quartetto, se compone un trio, eccetera, deve rispettare determinati canoni, così la poesia in rima mette la musicalità della rima al primo posto rispetto al contenuto o quantomeno alla pari. Invece
la poesia col verso sciolto, quella più vicina a noi, quella più contemporanea, che ha rotto questo argine della rima, già è proiettata verso una situazione differente. Si misura con l'attimo, misura la profondità dell'attimo, la sensazione, ma cerca anche un qualcosa che va al di là. Fatto sta che alcuni autori contemporanei, spero che avremo modo anche in questo caso di analizzarli insieme, di ascoltarli insieme, si pongono già a un altro livello rispetto alla poesia del secondo. Già vanno alla ricerca del significato. E vorrei che ascoltassimo insieme un esempio. Scriverò di te innocente, giovane apace, dalla lunga chioma di grappoli d'uva rossigna, tra le fiamme dei tronchi ardenti sfavillanti, una notte di cielo deserto, deserto, nel cuore del deserto. Penserò alla tua malinconia, giovane apaci, d'attesa e di passioni, con occhi memorie, memorie affastellate, sopra i fumi dei tronchi assopiti, nelle notti di cielo deserto, deserto, come il cuore del deserto. Amerò gli sguardi squillanti, giovane apaci, per la felice follia di silenziosi sorrisi, sorrisi all'ombra di tante chimere, dentro i profumi dei tronchi spenti dalla mia ombra, ogni notte di cielo deserto, deserta, più del cuore del deserto. Quando sarò pensiero, su cigli di visioni, dagli orizzonti nitidi, verso stele di mie antiche iscrizioni, oppure anche il tempo in cui sarò passione, nel buio ottuso, per lunghi sguardi amorosi, lasciati illanguidire dalle mie tristezze. Di certo, o forse, il giorno che sarò ricordo, tra vociare arruffato di vecchi amici alticci, sulle note matte delle mie sortite, non posso, voglio, quando sarò pensiero. Quando sarò pensiero, la docile coerenza, strappata a mani unite dai cesti di delizie per gli epigrammi delle tue certezze, non posso, voglio, il tempo in cui sarò passione, il tempo in cui sarò passione, la mascherata tenerezza oltre effimere apparenze di abbracci mafiosi interrata sotto il magma del tuo vulcano, non posso, voglio. Il giorno che sarò ricordo, il giorno che sarò ricordo, il giorno voglio, il nostro giorno voglio, intero, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo sorriso, dal primo all'ultimo tuo bacio. Quindi amore, il tempo che passa, la sensazione di quell'istante, sta forse tutta qui la poesia, chissà. Lo vedremo in seguito, casomai. Adesso vorrei ritornare all'attualità e al romanzo. In mezzo a tante notizie che ci sono arrivate in questo 2020, dominato dall'epidemia di coronavirus, ci è arrivata anche una notizia molto importante per la storia della letteratura e per la storia dell'umanità. Lo scrittore norvegese Karl Ove Knausgård ha deciso di concludere la sua saga, che ha voluto intitolare La mia lotta, la mia battaglia, come quel famoso libro di Adolf Hitler, che pure è protagonista di questi suoi libri, da un certo punto di vista, ha deciso di mettere la parola fine. Ha cominciato 10 anni fa con il primo libro, La mia lotta, appunto, partendo dalla morte del padre e dall'analisi lucida, spietata su se stesso, per vedere quanto del padre fosse in lui, il rapporto che aveva con lui, ed è partito per un lungo viaggio interiore, un lungo viaggio all'interno del suo cervello, forse la letteratura è questo, attenzione, una luce di richiamo su questo aspetto, e ha percorso 6 libri ed è arrivato appunto alla conclusione, ha deciso di mettere la conclusione con la consapevolezza della sua ulteriore paternità. È molto importante per quello che noi andiamo dicendo su questo argomento. È stato edito in Italia prima da Ponte alle Grazie e poi da Feltrinelli e sin dal primo minuto ha fatto molto parlare di sé,
questo tentativo della nuova ricerca del tempo perduto, sostanzialmente, come fece Proust all'epoca, Nausgaard in un altro senso ha voluto entrare dentro, concedersi del tempo per analizzare, per andare in profondità, per vedere tutto quello che c'è dentro il pensiero. Prima o poi tutto finisce, e così anche la monumentale operazione firmata da Karl Ove Nausgaard, pubblicata da Feltrinelli e tradotta da Margherita Podestà Air, è giunta al traguardo. Un progetto ambizioso, una vera e propria lotta che ha dato un nuovo impulso all'idea dell'autofiction, stuzzicando la curiosità dei critici, facendo sognare molti scrittori, rilanciando il concept del diario autobiografico d'autore e sfidando il lettore, che si tuffa fra queste pagine con impeto e curiosità, ma rischia di finire invischiato nella mole di particolari forniti e tramite i quali dissezione e analizza la propria vita. Ecco la sfida, non lo straordinario ma l'ordinario, raccontare tutto, ma proprio tutto, facendo i conti con se stessi, fra le inevitabili rinunce e i sogni infranti, descrivendo la vita di famiglia senza tacere né le frustrazioni né le piccole gioie quotidiane, scrivendo più di 3.500 pagine nell'arco di 6 volumi. In Karl Ove Nausgaard non c'è un pizzico di fiction. Il tema è la realtà non avvolta dal sudario della letteratura. E così, dopo la morte del padre, un uomo innamorato, l'isola dell'infanzia, ballando al buio, la pioggia deve cadere, ecco, fine, l'ultimo tassello di un lungo viaggio. Qui troviamo le ricadute pratiche della battaglia intrapresa dall'autore per spogliarsi di ogni orpello borghese ed essere finalmente libero, privo d'ogni timore. Karl Ove Nausgaard ha sbandierato in lungo e in largo la sua decisione di raccontare i fatti, usando i nomi reali di chi gli sta intorno, ma ovviamente non tutti sono concordi con questo bisogno di sincerità estrema che si avvia nel primo libro con il racconto della morte del padre e della brusca educazione impartita al figlio. Fine ruota attorno al resoconto delle reazioni dei familiari dopo la lettura del primo manoscritto. I toni si scaldano, non tutti gradiscono le ambizioni letterarie del parente. Del resto, le vite narrate, fra colazioni, pannolini da cambiare e grandi bevute, sono ben lungi dall'essere felici e nessuno desidera vedersi immortalato in una posa miserabile nei secoli a venire. Finché, riponendo gli oggetti del padre defunto, l'autore trova una spilla nazista, scatenando quasi 500 pagine dedicate alla giovinezza e alla formazione di Adolf Hitler. Ecco svelato il senso della lotta, da un lato l'autore in cerca di immortalità, dall'altra il futuro dittatore e il suo Mein Kampf, ricostruendo la Repubblica di Weimar e le sue tensioni sociali. Sono pagine, accanto a una lunga digressione su Paul Celan, che spezzano troppo il progredire del racconto e a conti fatti si arriva alla fine di questa lettura con la sensazione che la forza e il magnetismo dei primi due titoli si sia smarrito, dissolto. Eppure rimane sempre viva la sensazione che Nausgaard abbia tentato di fare qualcosa di diverso e ambizioso, talvolta folle, talvolta stravagante. Un viaggio di sola andata verso i confini tollerabili della narrativa. Ma se vogliamo estendere il concetto di narrazione al di fuori dei libri, libro materiale, perché poi se per libro intendiamo il discorso ci siamo completamente dentro, no? Se un libro è un discorso, allora il discorso contemporaneo è svolto dal cinema, ma è svolto anche da nuove forme di narrazione, che poi sono forme che appartengono alla classicità, alla tradizione, come quella della serie e delle film, che così dirompenti sono state negli ultimi anni, tanto da tenere in piedi anche il fenomeno televisivo
nelle nuove generazioni, una la generazione di mezzo che è ancora più interessante, e che prevedono appunto che quanto più successo hanno, più lo sceneggiatore, più lo scrittore debba allungare il brodo per cercare di non rompere soltanto l'incantesimo della storia, ma anche di non rompere l'aspetto economico o l'aspetto di factory di produzione e l'aspetto di autopromozione sia dello scrittore che del broadcasting, della casa editrice all'epoca dei giornali, del feuilleton, del romanzo d'appendice rappresentavano. È un nuovo fenomeno, un fenomeno che però abbiamo detto che è antico, che ha delle caratteristiche precise. Il fatto che lo sceneggiatore non possa interrompere o comunque tenti il più possibile di prolungare la storia fa sì che il conflitto interno della storia, che è quello che contraddistingue il racconto, non l'abbiamo detto in maniera chiara, ma se avremo possibilità lo espliciteremo, ha fatto anche parte del nostro corso sulle narrazioni, insieme ai telefilm appunto, è la caratteristica di prolungare, di procrastinare all'infinito il conflitto interiore del singolo personaggio o del gruppo dei personaggi. A questo proposito abbiamo avuto anche modo di fare una lettura recentemente in riferimento a una singola serie televisiva, ma che comunque le rappresenta bene abbastanza tutto, e anche perché parla di morte, che abbiamo visto che è uno degli snodi fondamentali insieme alla nascita e all'amore della narrazione, e vi invito ad ascoltarlo insieme. Il filosofo e narratore francese Tristan Garcia ha scritto un libro su Six Feet Under, HBO 2001-2005, una serie ideata da Alan Ball e incentrata sulla quotidianità dei membri della famiglia Fisher, che si guadagna la vita con la morte, perché gestisce un'impresa di pompe funebri. Garcia prova a individuare le fonti dell'umorismo nero della serie, analizzando sei temi orizzontali associati a personaggi diversi. Individualità, Ruth, famiglia, Claire, lavoro, Rico, amore, Kate, morte, Brenda, e ricerca di un senso della vita, Nate Jr. Lo scrittore conclude che la rappresentazione fattuale della vita quotidiana di Fisher fa da archetipo nel XXI secolo del romanzo delle classi medie occidentali, un genere che ha soppiantato i romanzi russi, francesi e tedeschi dei due secoli precedenti. In Six Feet Under, Garcia ritrova il prototipo di una famiglia borghese che vive una narrazione dimessa, per nulla eroica, ma che non per questo è del tutto priva di senso. Indipendentemente dal caso che analizza, l'aspetto che appare più interessante nell'interpretazione offerta dal filosofo è la capacità che hanno le serie di buona qualità di mostrare lo straordinario nell'ordinario. I romanzi classici ai quali Garcia contrappone Six Feet Under incoraggiavano a vivere esistenze eroiche e socialmente significative. Serie come questa invece mostrano il significato e la dimensione di straordinarietà che può esserci in attività comuni e in vite apparentemente banali. Se poi questo sia un segno del fatto che le serie sono strumenti di oppressione borghese nei confronti delle classi operaie, oppure che esse manifestano e illustrano la capacità umana di entrare nella fitta boscaglia dando significato a ciò che è banale, è una scelta che, come nel confronto con qualsiasi altro tipo di arte, ogni spettatore dovrà compiere per conto proprio. Beh, come si suol dire, siamo arrivati alla conclusione. Abbiamo visto tante cose, abbiamo fatto tanti giri dell'appartamento, tanti giri di discorsi, tanti giri dei libri sulla narrazione, e però chissà, magari quello che dovevamo dire l'abbiamo detto e in seguito sarà soltanto una ripetizione, o quello che non si riesce mai a fare nella cultura contemporanea
di seguire tanti itinerari per andare nello stesso punto, che è l'essenziale, che è l'essenziale dell'umano. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di far convergere la forma e il contenuto sullo stesso obiettivo, e magari la verità sta in questa integrazione delle due cose, la forma e il contenuto. Per il momento ci lasciamo qui, sperando di ripetere queste esperienze insieme, attendendo le vostre sollecitazioni, continuando a ringraziare chi ci ha dato questa opportunità di fare insieme questo viaggio, e ci ritroviamo questo libro veramente per caso in mano, che è McLuhan, Gli strumenti del comunicare, il buon Marshall. Arrivederci, alla prossima. Deserto nel cuore.
хочу искать причин, по чьей вине брожу один. В какой момент порвалась нить, мы поняли, любви не быть. Не обещай, что все пройдет, забыть смогу обид клубок. Их разорвать не в силах я, виновных нет, а жизнь одна. Знаешь, давай побудем чуть-чуть в разлуке, давай побудем, возможно, сердце залечит раны. Любовь в разлуке еще сильней. Повтори слова любви, повтори, как часто их хочу слышать, ты только мне повтори. Очень одинок, твой голос от меня далек. Вернуть любовь не в силах я, мир так жесток стал для меня. Не обещай, что все пройдет, забыть смогу обид клубок. Их разорвать не в силах я, виновных нет, а жизнь одна. Знаешь, давай побудем чуть-чуть в разлуке, давай побудем, возможно, сердце залечит раны. Любовь в разлуке еще сильней. Повтори души слова, повтори, я каждый день хочу слышать, любовь у нас впереди. Повтори души слова, повтори, я каждый день хочу слышать, любовь у нас впереди. Любовь у нас впереди.
cantate, cantate ragazzi del borgo, sui cordoli, sui giunti, fratelli dell'ultima speranza, sugli alti tralicci, sulle creste dei vulcani, cantate. Un nuovo pallore mi comprime il viso, e ietto, figli bianchi, vene varicose, passioni represse, al miele dei suoi peluzzi. Suonate, suonate ragazzi dell'arso, quasi fosse domenica, senza fine e senza sonno, fratelli di madri diverse, nelle serre che mutano fiori, suonate. Un nuovo tremito mi sconquassa le braccia, distillo liquidi salati, occhi annebbiati, il mio senso di colpa contro l'audacia dei suoi capezzoli. Ballate, ballate ragazzi del porto, sulle spolette di bombe afghane, fratelli di anni di provette, come serpenti nei boschi inceneriti, ballate. Un nuovo affanno mi smaneggia il petto, azzanno, lingua profonda, freddezza immensa, il mio orgasmo invadente tra le sue dita attorcigliate al fungo. Fuggite, fuggite dal borgo, dall'arzo, dal porto, mosche insaccate nei carburi, fratelli di Ignazio, dal carnevale antico, falso e bigotto, fuggite. Un nuovo grido mi scatena l'anima senza prudenza. Andiamo. Come rinato, nudo e puro, nella sagra del peccato, al fuoco del tuo sguardo. Andiamo, oltre i velluti, verso un diario della follia, spingendo insieme gli anni. Andiamo. Acconcio in gabbia il polline che resta di limitate perversioni. Andiamo, sfiorandoti per essere l'uomo che scaglia la prima pietra. Andiamo, stringendoti per essere l'uomo che punta senza paura il dito. Andiamo, amandoti per essere infine uomo. Andiamo e punto il dito. Oh, 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 oh
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sono Ilenia Pilato, una giovane artista di 26 anni, la quale si diletta dai tempi delle scuole medie a realizzare dei collage di stoffa. Se mi seguite vi illustro la mia arte. Che vedete alle mie spalle è la mia casa, una sorta di laboratorio creativo dove prendono vita i miei quadri. Come potete vedere, alla parete lì è appeso uno dei miei ultimi lavori, una sorta di contadina con alle spalle una tipica casa isolana. Cerco di trasmettere non soltanto una scena o un paesaggio in particolare, ma soprattutto le emozioni, gli stati d'animo del momento. Il lavoro, sempre realizzato con la stoffa. Sono soddisfatta del mio operato e mi auguro di fare sempre di più, giuro di non abbandonare mai veramente questa forma d'arte. Dare vita anche a nuove forme d'arte, sì, perché no? Questo è il mio tavolo da lavoro, ci sono diverse stoffe come potete vedere e di solito le persone